Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Allora, oggi vedrete un video davvero fantastico. Infatti, come probabilmente saprete, è uscito il nuovo Pokémon Go per tutti i cellulari del mondo e anche d'Italia, finalmente. E se non ve ne siete accorti, basta che uscite tipo di casa e vedete la gente che sta incollata sullo schermo. Intanto tira tipo le Pokéball così e cerca di catturare i Pokémon. Bene, sì, Pokémon Go è uscito anche qui. Però non tutto è oro ciò che luccica, dato che infatti sono successe delle cose parecchio strane. Anzi, strane è una parola nulla, stranissime. Cioè, voi non avete idea di ciò che è successo, ragazzi, ed oggi ve lo racconterò. Quindi rimanete incollati allo schermo perché questo sarà davvero un video fantastico. Poi ragazzi, volevo dirvi assolutamente di lasciare un bel mi piace qui sotto, perché se raggiungiamo i 15.000 mi piace a questo video, vi porterò un altro episodio su Pokémon Go, dove magari vi mostrerò altri fatti strani, oppure vedremo insieme un mistero. Perché ce ne sono già, ragazzi, ce ne sono dei misteri davvero assurdi che nasconde questa applicazione. Detto questo, sotto a spolciare 15.000 mi piace, nuovo video e cominciamo. Allora ragazzi, per chi non lo sapesse, Pokémon Go è questo gioco qui. Noi saremo un personaggio, un allenatore di Pokémon, ecco, e dovremo andare in giro per la nostra città con il telefono in mano a cercare Pokémon, a sfidare palestre, oppure ci saranno anche dei negozi, cioè dei Pokéstop si chiamano, che ci daranno dei regali gratis, come ad esempio Pokéball oppure uova, che si schiuderanno man mano che cammineremo. Ci indicherà anche i Pokémon che abbiamo attorno e che potremo scoprire. Ce ne potranno essere di forti come dei merdosi. Per la maggior parte del tempo ci sono Pokémon merdosi, ma vabbè. Ma ora passiamo al dunque, perché di cose strane con questa applicazione ne sono successe. Ed ora vi racconto la prima, ragazzi, che mette i brividi ed è qualcosa tipo di incredibile. Infatti, una ragazza statunitense di 19 anni è uscita di casa per giocare a Pokémon, cosa molto normale, eh? Vabbè, è uscita di casa con il proprio cellulare per trovare un Pokémon. Si è avvicinata ad un fiume proprio perché il telefono le indicava che c'era un Pokémon molto forte nei dintorni. Così si è avvicinata, è andata in un posto abbastanza nascosto. E in questo fiume sapete che cosa ha trovato? Ha trovato un cadavere. Cioè, voi vi rendete conto? Questa stava cercando un Pokémon, non ha trovato un Pokémon, ma bensì un cadavere. Io penso che poi il Pokémon non lo ha più cercato, ne sono proprio sicuro. Però questa cosa, tra virgolette, è stata anche utile, perché è stato ritrovato un cadavere disperso. Però è davvero assurdo che uno, mentre gioca a Pokémon, si ritrova una cosa del genere. Passiamo alla prossima notizia. Negli USA, un gruppo di criminali armati ha attirato dei ragazzi, dei bambini che giocavano a Pokémon Go in dei luoghi poco affollati come vicoli, inserendo dei punti di interesse nei Pokéstop. Quindi sfruttavano il gioco per far venire dei ragazzini proprio nel punto dove volevano e con delle armi gli prendevano il cellulare. Ecco quindi perché, oltre che ad essere attenti ai pericoli che ci circondano, come le auto, i veicoli, ecco, le moto, mentre usiamo il cellulare, mentre giochiamo a Pokémon Go, ragazzi, dobbiamo stare anche molto attenti a dove potremmo andare a finire, ecco, perché non è che tutti i Pokéstop si trovano in zone belle come prati fioriti circondati di gente felice, ecco, non è esattamente così. Altro fatto incredibile che è successo, ragazzi, racconta la storia di un ragazzo di 21 anni che aveva un fratellino morto 15 anni prima, a soli 13 anni, che amava i Pokémon. Amava talmente tanto i Pokémon che il padre, alla morte del povero figlio a soli 13 anni, fece realizzare un cartone di Pikachu da mettere poi sopra la sua tomba. Quando però, 15 anni dopo, esce Pokémon Go e il suo fratello di 21 anni torna a fargli visita, il suo cellulare in tasca improvvisamente vibra. E sulla tomba del ragazzo di 13 anni c'era proprio Pikachu. Questo fatto, ragazzi, è successo realmente ed è davvero incredibile. E il che è assurdo, perché Pikachu è anche un Pokémon molto raro da trovare. Quante probabilità ci sarebbero state che proprio quel Pokémon finisse nella tomba del fratellino morto anni prima, che amava appunto Pokémon, tanto da avere sulla sua tomba Pikachu di cartone? Beh, chi lo sa, potrebbe essere semplicemente una bufala, oppure in un certo senso anche una magia.
Ok ragazzi, il video termina qui, spero che tutte queste notizie curiose vi siano piaciute. Come vi ho detto, al raggiungimento di 15.000 mi piace sotto a questo video vi porterò al prossimo episodio con altre notizie assurde, oppure farò un video misterioso su Pokémon Go. Quindi mi raccomando, sotto a spolliciare ragazzi, raggiungiamo i 15.000 mi piace. Lasciate anche tanti commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, trovate il link in cima alla descrizione e noi ci vediamo alla prossima, un golden saluto, ciao a tutti. Ma bensì un video dove non rimarrò nella mia cameretta, infatti oggi andremo a vedere la golden piscina. Ora vado in campagna, c'è anche la golden mamma, magari dopo vi faccio salutare e finalmente vi mostrerò la golden piscina. Beh, detto questo, con la maglia di golden jumpy, anche se non c'entra un cazzo, direi che possiamo andare, let's go. Ci si vede in campagna.